Facciamo le tagliatelle verdi, senza coloranti e senza conservanti, da andare a condire poi a piacimento. Tra i campi ho raccolto 150 g di foglie di bietola. Le vado a lavare, risciacquare, rilavare, risciacquare e poi lascio sgocciolare. Possiamo usare anche quelli che normalmente si trovano in commercio. Le dosi indicate sono per 4 persone. Le metto in pentola ed aggiungo 2 bicchieri di acqua. Accendo il fornello e lascio cucinare per circa 7 minuti a fuoco alto. Una volta cotti ed ancora caldi, li metto in un tritatutto o un mixer e li trito finemente. Appena il composto di bietola è ben amalgamato, lascio raffreddare completamente. In una spianatoia ho preparato 300 g di farina grano duro rimacinata con un buco al centro dove vado a posizionare la pasta di bietola fredda. Aggiungo mezzo cucchiaio di sale e vado ad allargare l'impasto della bietola così da formare nuovamente un buco al centro. Rompo 2 uova e le verso al centro. Mescolo le uova con l'impasto di foglie di bietola, raggruppando man mano la farina intorno, fino a finitura. Arrivata alla finitura, comincio ad impastare, esattamente così come faccio vedere in video. Se necessario, spolvero di farina il tavoliere. Continuo ad impastare fino a quando ho un impasto ben amalgamato. Questa procedura durerà circa 10 minuti, ma è necessaria per la buona riuscita delle tagliatelle. Dopo 10 minuti ho un impasto ben omogeneo. Lo vado a ricoprire con uno strofinaccio da cucina e lo lascio riposare per circa mezz'ora. Dopo 30 minuti riprendo l'impasto e lo lavoro per pochi minuti. È bello compatto e si lascia lavorare benissimo. Taglio a tocchetti. Infarino. Presso con il palmo della mano, giro il tocchetto e vado a spianare con un mattarello. Infarinando bene sotto e sopra le sfoglie grezze. Una volta pronte tutte le sfoglie grezze, le vado di nuovo ad infarinare e le posiziono una sopra l'altra. Con abbondante farina tra esse.
Adesso mi lascio aiutare comodamente con la macchina per fare la pasta. La posiziono al numero 1 e lavoro i tocchetti, esattamente come mostro in video. Passo la sfoglia in macchina, la piego e la ripasso nuovamente in macchina. Questo per almeno 4 volte. Questo procedimento iniziale è molto importante per la riuscita della sfoglia stessa, ovvero della sua compattezza ed elasticità. Posiziono la macchina al numero 3 e rilavoro la sfoglia solo una volta. Dopo il numero 3 metterò la macchina al numero 4 e farò la stessa cosa, ovvero passerò la sfoglia una sola volta. Dopo aver passato la sfoglia al numero 4, infarino nuovamente e spargo con le mani. Ripasso adesso le sfoglie al numero 5 e al numero 6 della macchina. A me piacciono piuttosto fini e preferibilmente li passo al numero 6, ma a mio marito, per esempio, piacciono piuttosto doppi e quindi l'accontento. Lascio al 5. A questo punto, se le sfoglie sono abbastanza lunghe, le vado a tagliare. Le posiziono una sopra l'altra e con abbondante farina le infarino, spargendo la farina con le mani, riposizionandole nuovamente una sopra l'altra. Adesso mi lascio aiutare nuovamente dalla macchina. Posiziono il pezzo per fare le tagliatelle. Infilo la mia sfoglia e dalla macchina escono le tagliatelle già tagliate. Potevo farlo anche a mano, ma oggi non ho tempo. Le vado a posizionare direttamente su un tavoliere, dove devono rimanere per circa un'ora prima di essere cotte. Guardate che belle! Una volta fatte le tagliatelle, vanno protette, ovvero non devono rimanere così fuori all'aria, bensì vanno ricoperte con uno strofinaccio di cotone, per poi cuocerle dopo un'ora di riposo in abbondante acqua bollente. Dopo aver raggiunto la cottura desiderata, andiamo a scolarle e possiamo condirle a piacimento, bensì con una salsina di ricotta fatta in casa oppure, come piacciono a me, al semplice sugo della nonna, con un po' di pecorino magari sopra o un po' di parmigiano. Sono gustosissime. Ed ora vi auguro buon appetito da Marianna. Ciao!